Quando si parla di questo europeo c'è un problema da mettere immediatamente in conto, ok? Di queste qualificazioni europee. Io ovviamente ve lo vado a dire dopo avervi detto di scaricare OneFootball da qui sotto in descrizione. Mi aiuterà ovviamente qui alla mia sinistra con la solita schermata che appunto rende il video sempre un po' interattivo. E vi aiuta a capire un po' quello di cui stiamo parlando. Oggi l'Italia batte l'Islanda 3-0. È un'Italia, quella under 21, che doveva vincere, che era obbligata a vincere per sorpassare la stessa Islanda. Un'Islanda che per il momento, fino a questo momento, non si era dimostrata per niente un osso facile. Non si dice osso facile, un osso molle, non si dice. Si parla di osso duro quando la squadra è tosta. La squadra Islanda è veramente tosta. Finora aveva vinto 3 gare, ne aveva appena persa una, quindi insomma stava giocando molto molto bene. Il problema, ragazzi, dell'Italia, cioè dell'Italia, più che altro il problema di queste qualificazioni europee è solamente uno. E ve lo dico in modo proprio chiaro, 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 chiaro. Il problema, ragazzi, è che l'Irlanda ha giocato 6 partite, l'Italia ne ha giocate 4, l'Islanda ne ha giocate 5, la Svezia ne ha giocate 3, l'Armenia ne ha giocate 5, il Lussemburgo ne ha giocate 10. Sono troppe. C'è troppo dislivello, cioè si capisce più niente, non si capisce più niente. L'Irlanda ha giocate troppe, ok? Troppe. L'Italia deve ancora giocare contro la Svezia deve ancora. E poi tutte si vanno a affrontare tranne l'Irlanda che ne ha fatta una in più. Cioè, non si capisce niente. Ok, quindi adesso tirare un po' le somme, fare una classifica è veramente veramente difficile. Detto questo, per il momento siamo secondi a meno 3 dalla prima, abbiamo 2 partite in meno però della prima. L'Islanda che quindi torna terza, un'Islanda che nel primo tempo ad onore del vero ci mette molto in difficoltà, è una bella squadra, riesce ad avere continuità in quello che fa, incursioni a destra e sinistra, ci dà fastidio per tutto il primo tempo, ma andiamo in vantaggio noi, grazie a Cutrone che fa una cosa veramente pazzesca. Credo però che vi dirò, Cutrone fa è protagonista del primo gol e poi fa 2 gol, però secondo me ancora una, cioè, anche, nonostante questo non è il migliore in campo Cutrone. Adesso andiamo con ordine. Cutrone innanzitutto fa subito mette subito questo pallone fantastico al centro per Pinamonti che fa la torre e Sottil la insacca. Il giocatore che però mi è piaciuto tanto 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 è stato Scamacca, perché sul 2-0 è molto bravo Scamacca, poi il pallone rimpalla, va sui piedi di Cutrone che da 2 passi la butta dentro. Il 3-0 ha ancora una cosa pazzesca di Scamacca, altro che il secondo gol, stavolta Scamacca sale proprio in cattedra, difende il pallone in un modo egregio, mette questo pallone filtrante, poi Cutrone sì, tanto di cappello, stop orientato e poi il gol per il 3-0 che chiude i giochi definitivamente. Ragazzi, questa è un'Italia molto molto bella da vedere, ma soprattutto la cosa positiva è che ne parlavamo, ancora c'è da lavorare, però finalmente iniziamo a guardare questi giovani under 21 anche in Serie A, perché molto spesso si andava a pescare in under 21 per la Serie B. Ecco, adesso finalmente li vediamo anche in Serie A. Giocatori come Ranieri, che gioca della Fiorentina, Gabbia, che comunque è molto buono, c'è un'esperienza grande, questi due hanno giocato, per dire, non ha giocato a Japong, che comunque, cosa gli vuoi dire da Japong, poi è entrato a partita in corso. Oggi non ha giocato Plizzari, ma Plizzari, ragazzi, è un signor portiere, in mezzo al campo Locatelli, che sono anni che ormai si conferma ad alti ritmi. Davanti, l'attacco, ragazzi, che abbiamo davanti è qualcosa di pazzesco, contando che Scamacca ed Esposito dell'Inter. Esposito, sono entrati a partita in corso. I titolari erano Cutrone, Pinamonti e Sottil. Cioè, di che cosa dobbiamo parlare? In avanti siamo tra i più forti al mondo. Detto questo, andiamo rapidamente a leggere la classifica. Al primo posto troviamo l'Irlanda con 13 punti in 6 partite, poi l'Italia con 10 punti in 4 partite, poi l'Islanda con 9 punti in 5 partite, poi la Svezia con 6 punti in 3 partite, l'Armenia con 3 punti in 5 partite e il Lussemburgo che invece ne ha fatti 0, ha giocato 5 partite. È un casino, non cioè, si capisce niente. Sono 10 gare alla fine, quindi ce ne mancano ancora 6. Ricordiamo che passano le prime di ogni girone più le migliori seconde, stiamo facendo bene, però per dire la Francia è seconda, c'ha 6 punti, vuol dire ma ce ne abbiamo 4 in più, sì, ma ha fatto 2 partite, ha vinte tutte, cioè quindi adesso è un po' un casino capirlo. Per quanto mi riguarda, vinciamo sempre, finora abbiamo fatto 3 vittorie in pareggio, cerchiamo di vincerle tutte, arrivare primi e appunto manco ci curiamo degli altri gironi, perché in questo modo ci si qualifica ad Euro 2021. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale mi raccomando qualora non l'aveste già fatto, mi piace, vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, ma come sempre spiegatemi perché. Grazie per aver visto questo video, buon channel come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.